Questa raccolta di filmati vuole essere soltanto una panoramica condensata e sommaria sulla sterminata serie di forme di vita di cui il genere umano non ha avuto contezza sino alla fine del secolo XVII. Essa tratta infatti degli esseri che si misurano in micron, ovvero millesimi di millimetro, e che pertanto, alla stessa stregua dei globuli rossi, degli spermatozoi e degli interessi sul conto corrente bancario, si vedono solo al microscopio, inventato appunto in quell'epoca. Da allora, tuttavia, ben poco è cambiato nelle iniziative di divulgazione del vasto pubblico delle conoscenze progressivamente acquisite su di esse dagli scienziati. Ancora oggi, infatti, la quasi totalità degli umani potrebbe scambiare questi viventi per entità aliene. In verità, essi sono alieni al contrario. Sono le creature che per prime animarono la Terra e dalle quali, ai confini tra l'alieno e il magico, ebbe origine anche la nostra tutt'altro che magica progenie. Sono esseri che, nella loro apparente e ingannevole semplicità, sanno esprimere, al contrario, gli aspetti più reconditi della magica fantasia di madre natura. Essi sono i microrganismi a vita libera, presenti in gran copia nelle acque stagnanti. I più antichi condomini della Terra, comparsi attorno a 3 miliardi e mezzo di anni fa, sono i microrganismi appartenenti al regno delle monere, batteri e cianobatteri o alghe azzurre, organismi unicellulari privi di nucleo, di membrane interne e, ad eccezione dei ribosomi, di organuli cellulari definiti e specializzati, le cui funzioni vitali si svolgono soprattutto a livello della membrana cellulare o plasma lemma. Se i batteri non esistessero, la vita sulla Terra sarebbe impensabile. Tra l'altro, infatti, essi sono i più numerosi e, grazie alla grande estensione della loro superficie in rapporto al volume cellulare, i più efficienti demolitori delle sostanze organiche. Oltre a decomporre i vegetali e gli animali morti, ripulendo in tal modo l'ambiente, essi contemporaneamente riciclano nel flusso biologico gli elementi chimici e i sali minerali da cui questi erano costituiti, a beneficio degli organismi produttori, i vegetali, e per conseguenza degli organismi consumatori, gli animali. Purtroppo, alcuni ceppi di batteri, nella loro convinta vocazione di demolitori, non distinguono tra organismi morti e organismi vivi, sicché provocano in questi ultimi quelle patologie, talora anche assai gravi, cui si deve la loro deviata conoscenza da parte degli umani. Grazie all'azione di flagelli, parecchie specie di essi sanno muoversi nell'ambiente anche molto velocemente. I cianobatteri sono altrettanto importanti. Poiché svolgono la fotosintesi clorofilliana, benché non dispongano ancora dei plastidi, gli organuli cellulari che nei vegetali eucarioti sono espressamente deputati a questo compito, è ad essi che si deve la produzione dell'ossigeno primordiale che consentì lo sviluppo degli organismi aerobi e che, trasformandosi in parte in ozono, concesse alla vita di emergere dall'acqua e di colonizzare anche la terraferma. Essi rivestono altresì un ruolo fondamentale nella fissazione dell'azoto atmosferico, vitale per l'esistenza dei vegetali. Tuttavia, alcune specie liberano nell'ambiente sostanze tossiche e cancerogene che rappresentano invece le armi con cui esse si difendono dai predatori. I cianobatteri non presentano flagelli e di massima sono statici. Ma alcune loro specie filamentose esprimono movimenti striscianti od ondulatori, di cui ancora non si conosce esattamente la dinamica, per mezzo dei quali si spostano nell'ambiente. Il regno dei protisti raccoglie gli organismi unicellulari eucarioti,
quelli cioè che a differenza delle monere hanno sviluppato un nucleo definito e circoscritto da membrana, il reticolo endoplasmatico e l'apparato del Golgi, gli organuli cellulari e, nelle forme di natura vegetale, anche i plastidi, ciascuno specializzato in una o in alcune delle funzioni vitali. In ragione della loro massa, l'acqua per essi ha una densità pari a quella che l'uomo riscontra nel miele. I flagellati, sviluppatisi attorno a 1 miliardo e 200 milioni di anni fa, sono i più antichi tra i protisti. Caratteristica comune a tutti i flagellati è l'abituale presenza di flagelli, strutturalmente assai diversi da quelli dei batteri, ma ugualmente finalizzati alla locomozione nell'ambiente liquido e, in alcune specie, come quelle dei guanoflagellati, all'approvvigionamento del cibo. La maggior parte di questi microrganismi presenta prerogative proprie sia degli esseri vegetali sia di quelli animali. Molte specie di flagellati infatti sanno operare la fotosintesi clorofilliana che le rende autotrofe. Tuttavia, moltissime di esse sono strettamente imparentate con specie acloriche, cioè prive di plastidi e di clorofilla, e quindi necessariamente eterotrofe. Esistono poi perfino specie che, pur provviste di attrezzatura fotosintetica, non disdegnano l'eterotrofia, forme mixotrofe. Alcuni appartenenti al genere Euglena operano la fotosintesi se c'è luce, mentre, al buio, sanno essere eterotrofi. Quando tuttavia l'assenza di radiazione luminosa si protragga oltre un certo tempo, queste forme di Euglena perdono del tutto i plastidi, i corpuscoli verdi assemblati all'interno del corpo, e si trasformano definitivamente in organismi eterotrofi. Le euglene tendono a dirigersi sempre verso la luce, guidate dallo stigma, la macchia rosso-arancione che recano in prossimità della propria estremità anteriore e che orienta il movimento del flagello. Questa specie presenta un periplasto granuloso in strie a spirale. Il Phacus appartiene alla stessa famiglia dell'Euglena, vacuolone di Paramilon, uno zucchero simile all'amido. Anche il Peranema è parente stretto dell'Euglena e tuttavia è eterotrofo. Nei flagellati che ne sono dotati, il flagello di trascinamento è un comodo accessorio per repentine conversioni a U. Il Chlamydomonas variabilis sa essere autotrofo in presenza di abbondanti sali minerali, mentre è eterotrofo quando l'ambiente sia ricco di sostanze organiche. Certi flagellati presentano forme coloniali, alcune delle quali appiattite, altre sferiche od oblunghe, ma sempre contenute in un involucro gelatinoso. In alcune forme coloniali, per esempio in Volvox e in Eudorina, parte delle cellule è specializzata nelle funzioni vegetative e l'altra parte in quelle riproduttive. I dinoflagellati sono normalmente corazzati e hanno due solchi, uno longitudinale e l'altro trasversale, ciascuno con un flagello natatorio. Diverse delle loro specie sono mixotrofe. L'Antophysis è batteriofago e la sua colonia si sviluppa in cima a un gambo gelatinoso. Secondo alcuni scienziati, i rizopodi, più comunemente chiamati amebe, sarebbero le forme più antiche dei protozoi, cioè dei protisti dai quali si sono evoluti gli organismi di natura animale. I vari generi di rizopodi, rivestiti del solo plasmalemma, condividono la capacità di mutare continuamente di forma mediante l'emissione di pseudopodi per la cattura del cibo e la locomozione. Tuttavia, le diverse tipologie di questi ultimi consentono di distinguere tra loro le varie specie. Molte amebe formano pseudopodi lobosi, lobopodi.
La meba per eccellenza è quella detta meba proteus. Alcune specie sono costituite sostanzialmente da un unico pseudopodio loboso. La Pelomyxa palustris è impenetrabile alla luce perché fagocita qualunque cosa di acconciamento minuto le capiti a tiro e quindi anche le particelle di sabbia e della melma del substrato. Questa specie presenta su tutta la superficie aguzzi aculei di ectoplasma. Altre specie sviluppano un ampio fronte di numerosi pseudopodi brevi. Altre generano pseudopodi irregolari e anastomizzati, i reticolopodi o rizopodi. Altre ancora esprimono pseudopodi lunghi e sottili, detti filopodi. Altre infine generano pseudopodi che sono via di mezzo tra l'uno e l'altro tipo. Le amebe possono assumere cibo da qualunque punto del loro plasmalemma, ma ciò può determinare inconvenienti in quelle incapaci di stivare come si deve le buste della spesa. I testaci o tecamebe sono cugini di primo grado delle amebe, che si proteggono con un guscio consistente, teca, che presenta solo uno o due forellini, pseudostomi, da cui si protendono gli pseudopodi. In alcune specie la teca è irrobustita da materiali raccolti dall'ambiente circostante, quali granelli di sabbia, detriti, granuli di polline, microcristalli di quarzo. Nella riproduzione, prima della citoieresi, producono la nuova teca. Anche gli actinopodi hanno una parentela stretta con le amebe. Sono genericamente chiamati eliozoi, cioè animali sole, perché la loro cellula è di forma sferica, da cui si dipartono numerosi pseudopodi sottilissimi, rettilinei, lunghi, retrattili e velenosi, detti axopodi, con cui catturano le prede che passano a tiro. Essi possono associarsi in gruppi di fagocitazione per facilitarsi reciprocamente la pesca, mentre solo poche specie formano colonie stabili. In queste immagini si intravede la preda che si dimena nel vano sforzo di sfuggire alla morte. I ciliati sono i protozoi più evoluti, complessi e variegati, sicché impongono un più diffuso commento. La loro elaborata pellicola di rivestimento è più o meno fittamente accessoriata di cilia o ciglia, semplici o strutturate in complessi organuli ciliari, variamente finalizzate al nuoto nell'ambiente liquido, alla cattura delle particelle alimentari disperse nell'acqua e, in talune specie, alla deambulazione sul substrato solido. Le cilia sono strutturalmente identiche ai flagelli dei flagellati, ma talora più corte e sottili, nonché nella maggior parte delle specie assai più numerose, e sono riprodotte tal quali anche in molteplici rivestimenti mucosi di animali superiori, uomo compreso. In molti generi di ciliati, le cilia natatorie, allineate in filari detti cinezie, rivestono la cellula come una fitta pelliccia. La propulsione delle cilia è assicurata da una fase efficace, cilia tese che si muovono in direzione opposta al moto del protozoo, come i remi di una barca, cui segue una di recupero, cilia flesse verso la superficie della cellula durante il ritorno alla posizione iniziale. Tuttavia, il moto delle cilia non è simultaneo come quello dei remi, ma progressivo, così da formare sul corpo del protozoo delle onde, metacronismo ciliare.
Questa tecnica inoltre imprime al microorganismo un moto rotatorio sull'asse longitudinale. Per l'approvvigionamento del cibo, invece, le metodiche adottate sono diverse a seconda delle specie. I ciliati gimnostomi recano l'apertura orale, citostoma, sulla superficie cellulare e aspirano le particelle alimentari attratte dai vortici prodotti dalle ciglia natatorie o da strutture ciliari appena più specializzate. Spesso il citostoma è tenuto in forma da impalcature di microtubuli, nematodesmi. I ciliati menostomi e peritrichi, invece, hanno realizzato un vestibolo infossato a imbuto nella cellula e accessoriato di membranelle adorali che dirigono l'acqua e le particelle alimentari verso il citostoma, posto in fondo al vestibolo stesso. I ciliati spirotrichi hanno in comune addirittura una banda di membranelle adorali esterne che, partendo dall'estremità anteriore del protozoo, si avvolge a spirale attorno a parte del suo corpo, lungo un citostoma più o meno a fessura, entro il quale convogliano le particelle attivamente pescate. In tutti i protisti che ne sono dotati, il citostoma è un'area semplificata del rivestimento cellulare, un punto in cui è presente la sola membrana plasmatica, pronta a dilatarsi e a formare, quando è il momento, un vacuolo digestivo attorno alle particelle alimentari che vi si sono concentrate. Dopo il distacco dal citostoma, il vacuolo digestivo entra in circolo nel citoplasma, aggredito dagli isosomi, che vi riversano gli enzimi digestivi. Una volta esaurito il proprio contenuto nutritizio che si libera e diffonde nel citoplasma che lo assimila, il vacuolo digestivo si fonde nuovamente alla membrana plasmatica in corrispondenza del citopigio o citoprocto, da cui espelle i corpuscoli indigesti, esocitosi. Poiché nei protozoi i fluidi cellulari accumulano sali minerali in densità maggiore di quelle dell'acqua dolce circostante, l'equilibrio osmotico viene assicurato dai vacuoli pulsanti, l'equivalente dei nostri reni, spesso alimentati da canali radiali, autentiche pompe biologiche collegate al reticolo endoplasmatico. Tuttavia, anch'essi, in caso di insufficienza renale, vanno incontro all'ipertensione. Anche i ciliati nel loro piccolo si inquietano e quando ciò accade reagiscono come questo paramecium, facendo esplodere le proprie tricocisti, organuli dell'involucro ectoplasmatico che non hanno riscontro in nessun'altra forma di vita conosciuta, o altri tipi di estrosomi. Come d'abitudine, la riproduzione in tali primitive espressioni vitali avviene per semplice scissione della cellula in due cellule figlie identiche, mitosi. Tuttavia, per assicurarsi un po' di variabilità genetica, molti ciliati ricorrono alla coniugazione. Esemplari della stessa specie si uniscono a coppie per il citostoma e, durante questa operazione, fondono insieme i rispettivi micronuclei che, all'esito di una complessa procedura combinata di meiosi e mitosi, si ridividono. Dopodiché ciascun esemplare torna alle proprie occupazioni abituali. Al di là delle caratteristiche comuni a tutti gli appartenenti alla classe e delle peculiarità strutturali proprie di ciascun ordine, i ciliati presentano le forme più disparate, di cui le prossime immagini propongono solo minimi esempi. L'actinobolina radians è un curioso ciliato travestito da eliozoo. Oltre alle ciglia, infatti, ha numerosi tentacoli lunghi, diritti, velenosi e retrattili, simili agli axopodi degli eliozoi, per la cattura delle prede. Il coleps è rivestito da una corazza traforata con cui passa indenne anche attraverso gli estrosomi degli altri ciliati che ne sono dotati. Anche il Didinium balbiani, accessoriato di un colletto di ciglia più forti, è predatore di ciliati, che fulmina con un fascio di tricocisti sparate dal citostoma, in cima al piccolo naso.
Abbiamo già incontrato la Nassula e la Chilodonella, avide e affascinanti divoratrici di cianobatterie e di alghe unicellulari. Il Prorodon fagocita dai batteri ai granuli di amido e a goccioline di grasso, dalle alghe a piccoli nematodi e perfino frammenti di carta. Il Placus Lucie ha un solco che percorre longitudinalmente il suo lato ventrale. Anche la pellicola dorsale è delicatamente solcata da linee debolmente spiraliformi. Il Loxophyllum paralizza le prede sparandovi contro le tricocisti dalla batteria di piccole verruche. Il Loxodes ha il citostoma entro un cappuccio da frate. Il Lithonotus ha il citostoma lungo quanto tutto il flessuoso collo. Il sospettoso Dileptus reca il citostoma alla base del lungo naso, con cui tasta in continuazione le vicinanze. Quanto invece a proboscide, la lacrimaria Auror è insuperabile. Perlustra incessantemente i dintorni con il suo citostoma, in cima appunto alla proboscide, che, se del caso, sa dilatarsi anche considerevolmente. Su un corpo di 100 micron, la proboscide può superare anche di altrettanto il millimetro di lunghezza. Anche il Paramecium, con l'ameba, unico altro rappresentante dei protozoi occasionalmente menzionato al di fuori del contesto accademico, ha già avuto occasione di presentarsi più volte in questo documentario. Qui ce n'è uno deforme, ma ugualmente felice di vivere. Il pleuronema ha intorno al citostoma un'importante vela di cilia. La tetraimena è particolarmente resistente all'inquinamento da metalli pesanti come il cadmio. L'urocentrum conduce una vita da capogiro. Ha un grosso vacuolo pulsante alimentato da 8 vistosi canali radiali. Questo Euplotes sofferente ci consente di evidenziare non solo le membranelle odorali, ma anche i cirri, lunghi organuli ciliari composti che permettono al protista una disinvolta deambulazione sui substrati solidi e sui detriti, come mostra quest'altro esemplare in ottima salute. Gli Euplotes presentano la particolarità di non generare vacuoli digestivi, ma di disporre di un sacco endoplasmatico, in cui le particelle alimentari si raccolgono progressivamente e vengono direttamente digerite. La spidisca ha un dorso molto convesso con 6 costolature e una motilità implacabile. Il metopus convoglia l'acqua e le particelle alimentari verso la fascia delle membranelle adorali con la propria estremità anteriore, ripiegata a tettoia su di essa. Quest'altra specie è più o meno un cono con la base inserita in una campana, il cui bordo copre a volta la zona delle membranelle adorali. Lo spirostomum è vermiforme e con un citostoma lunghissimo, equipaggiato di un'altrettanto lunga serie di membranelle adorali. Lo stentor sa trasformare la propria fisionomia da quella di una tromba a quella di una palla ingoiando acqua. Normalmente si ancora ad un supporto fisso con l'estremità posteriore e si allunga a dismisura per lustrare i dintorni con quella anteriore, dove un cerchio di cilia convoglia l'acqua e le particelle alimentari verso il vestibolo che accede al citostoma. Ogni tanto però si dedica anche al nuoto.
L'inusuale momento di calma di quest'alteria consente di cogliere la cospicua ciliatura che equipaggia il suo campo orale frontale. Lo strombidium ha una spirale di membranelle adorali ancor più invidiabile. I ciliati peritrichi, se possibile, sono ancor più originali. Hanno l'aspetto di campane rovesciate o di bicchieri da spumante. L'orlo del bicchiere reca le uniche cilia normalmente presenti in questi protozoi che proseguono all'interno di un profondo infundibolo che termina nel citostoma. Essi sono ancorati al substrato mediante un lungo peduncolo, detto scopula, che contiene una sorta di muscolo primordiale, esclusivo di questi esseri, il quale, torcendosi a molla o, in alcune specie, a zigzag, ritrae fulminamente il protozoo verso il punto di ancoraggio in caso di pericolo. Quando intendono cambiare sede per cercare partners interessati alla coniugazione o un ambiente più gradito, i peritrichi producono un gonnellino di cilia attorno al punto di innesto della scopula e, quando esso è adeguatamente sviluppato, con un colponetto si staccano dal peduncolo. Lo stesso avviene all'esito della riproduzione per scissione. Le due nuove cellule sviluppano un analogo gonnellino con cui vanno in cerca di un nuovo domicilio. Una volta trovatolo, le ciglia del gonnellino si fondono tra loro, si allungano a dismisura e si trasformano in una nuova scopula. I suttori sono ciliati che, dopo uno stadio larvale ciliato, perdono le strutture orali e adorali, citostoma, peristoma, e convertono le loro ciglia in tentacoli che ricordano quelli degli eiozoi, ma che se ne differenziano per le aptocisti, le capocchie all'estremità dei tentacoli che agganciano e paralizzano istantaneamente le prede, e per il fatto di essere anche tubi di aspirazione del contenuto di queste ultime, per cui sono chiamati succiatori o austori. Non è noto d'onde provenga la formidabile forza aspirante dei succiatori. Come i peritrichi, gran parte di essi si ancora con un peduncolo, che però non è mai contrattile. Le protofite o alghe unicellulari sono i protisti con fisiologia di tipo vegetale. Esse, come i cianobatteri, svolgono la fotosintesi clorofilliana, con cui trasformano elementi inorganici, quali l'idrogeno dell'acqua e l'anidride carbonica disciolta in quest'ultima, negli zuccheri loro necessari per vivere, il che le rende autotrofe. Ma, a differenza dei cianobatteri, esse hanno sviluppato i plastidi, organuli cellulari specializzati in questa funzione. Molte specie di protofite vivono isolate e, nelle forme planctoniche, presentano aculei, setole, protuberanze e escrescenze che facilitano il loro galleggiamento a mezz'acqua. Molte, invece, presentano forme coloniali, in ammassi della più varia conformazione, o tricali, cioè filamentose. Per precisione, va detto che oggi la biologia annovera tra le protofite tutti i protisti che operano la fotosintesi e i loro parenti stretti, benché aclorici, e quindi anche la più gran parte dei microrganismi di cui ci siamo già occupati illustrando i flagellati. Le diatomee sono tra le alghe unicellulari più belle e originali. Presentano le forme più varie, ma sono sempre racchiuse in un involucro, frustulo, formato da due valve silicee simili al vetro, incastrate tra loro come una scatola con il suo coperchio, con i bordi del coperchio, epiteca, che si sovrappongono a quelli della scatola, ipoteca. Il frustulo è variamente e spesso splendidamente istoriato, inciso, cesellato. Molte diatomee a navetta, a contatto con una superficie solida, esprimono movimento strisciante.
Il loro frustulo è inciso fino al corpo vivo della cellula da un solco, rafe, nel quale un flusso di citoplasma o un organello anastriforme lubrificato da una secrezione collosa, non si sa ancora bene, fungono da cingolo. La denominazione di diatomee deriva dal greco e significa, appunto, tagliate attraverso. A rigore, per le diatomee non si potrebbe parlare di stupidità perché non hanno un cervello cui ascriverla, ma è certo che questo loro modo di divertirsi lascia perplessi. Le coniugatoficee sono alghe altrettanto belle e particolari. Il loro nome, alghe coniugate, fa riferimento alla particolarità della riproduzione sessuata delle specie filamentose. Due frammenti di filamenti, nell'aspetto del tutto uguali, si affiancano e ciascuna cellula si collega a una cellula dell'altro filamento sviluppando un canale di copulazione, attraverso il quale la cellula maschile passa nell'involucro di quella femminile e si fonde con essa. Le specie singole, invece, sono formate da due metà perfettamente identiche, tra le quali si trova il nucleo. Al momento della riproduzione, le due metà si dividono e ciascuna riforma quella che le è venuta a mancare. Qui il Closterium sta rigenerando la metà persa nella riproduzione. Le palline allineate all'equatore sono i pirenoidi, organuli annessi ai plastidi sui quali si addensa l'amido. Alle estremità, invece, si raccolgono cristalli di gesso. Quest'alga vive in simbiosi con cianobatteri, che si sostituiscono ai suoi cloroplasti. Peraltro, la simbiosi di cianobatteri, di alghe unicellulari e di dinoflagellati con protozoi, con funghi, come nei licheni, e con micrometazoi è tutt'altro che infrequente. Dopo i poriferi, cioè le spugne, che sono praticamente colonie di protozoi diversi tra loro ma perfettamente integrati e coordinati nello svolgimento di tutte le funzioni vitali della spugna, gli idrozoi sono i più primitivi e i più semplici tra i veri animali pluricellulari. Nello stagno, questi esseri assumono solo la forma di polipo, come quello delle immagini, comunemente chiamato idra, un sacco allungato che all'estremità superiore, ov'è la bocca, reca una corona di lunghi tentacoli per la cattura delle prede e per difesa. In mare, invece, alla stessa categoria appartengono anche le meduse, che sono sostanzialmente dei polipi capovolti. Attenzione! Nel parlar comune viene chiamato polipo anche quello che in realtà è il polpo, octopus, mollusco cefalopode molto apprezzato al gusto, ma che non ha nulla a che vedere con i nostri polipi. I tentacoli che l'idra fa fluttuare nell'acqua catturano i minuscoli crostacei di passaggio, dafnie, copepodi, per mezzo degli cnidoblasti, cellule contenenti il nema, un filamento velenoso che viene sparato a colpire la preda e a paralizzarla. Sono le stesse cellule e gli stessi filamenti che rendono così odiose le meduse.
Una volta paralizzata, la preda viene agguantata e portata alla bocca dagli stessi tentacoli. I resti indigeriti delle prede vengono espulsi dalla stessa bocca. I movimenti dell'idra sono realizzati da filamenti proteici contrattili, dei muscoli estremamente primitivi, coordinati da una primordiale rete nervosa. Abitualmente le idre si riproducono per gemmazione, cioè sviluppando nuovi individui sulla propria superficie corporea. Tuttavia, quando le condizioni ambientali peggiorano, sanno anche riprodursi per scambio di cellule sessuali. I turbellari sono i primi animali a essersi avventurati nell'esplorazione delle terre emerse. Sono totalmente o parzialmente rivestiti da cellule ciliate, per mezzo delle quali nuotano e si approvvigionano delle particelle alimentari presenti nell'acqua. Si difendono dai predatori secernendo un muco velenoso e per mezzo di rabditi e ramniti, bastoncini di diversa lunghezza estensibili a telescopio. Nell'esemplare delle immagini, i bastoncini, in posizione di riposo, sono allineati su due file parallele. I turbellari presentano già un vero apparato digerente, bocca, faringe, intestino, ancorché senza ano, per cui, come l'idra, vomitano ciò che non è digeribile. E inoltre hanno sviluppato una primitiva struttura centralizzata del sistema nervoso, cervello, e specifici organi sensoriali, sessuali ed escretori. Mancano ancora i sistemi respiratorio e circolatorio, ma le loro funzioni sono svolte rispettivamente dalla cuticola, dai fluidi in cui sono immersi gli organi e dai movimenti muscolari che li rimescolano. La riproduzione è sessuata ermafrodita, producono cioè gameti sia maschili che femminili, o per scissione trasversale, in varia alternanza a seconda della specie. In questa immagine è visibile anche la bocca del nuovo individuo, quasi totalmente formato. I gastrotrichi hanno una cuticola fittamente ciliata, rinforzata da squame, placche e aculei, ma ugualmente molto flessibile. L'apparato digerente, nel quale compaiono le ghiandole salivari e l'orifizio anale, si rifornisce di particelle alimentari per mezzo dei vortici prodotti dalle ciglia del capo, nel quale sono talora presenti anche ocelli rossi. I gastrotrichi sono ermafroditi. I rotiferi annoverano forme le più varie, anche se sostanzialmente articolate in testa, tronco e piede, rivestite da una cuticola che, a seconda delle specie, può essere da consistente come una corazza a delicata come un velo. Sulla testa recano potenti rotori di cilia con cui creano vortici per la cattura delle particelle alimentari e, quando necessario, per spostarsi a nuoto. Lo Stephanocheros fimbriatus, alloggiato in un involucro gelatinoso, ha cinque lunghe braccia fittamente ciliate che formano una nassa in cui le prede vengono ingabbiate. In ogni caso, le predette strutture ciliate dirigono le particelle alimentari verso il sottostante orifizio orale, equipaggiato con il mastax, una macchina tritatutto. Le particelle triturate dal mastax sono aspirate dall'esofago in un apparato digerente in gran parte rivestito, all'interno, da epitelio ciliato, per favorire la digestione e il transito degli alimenti. Anche nei rotiferi, l'effetto dei movimenti peristaltici dell'intestino sui fluidi in cui sono immersi gli organi interni sostituisce l'apparato circolatorio, non ancora presente a questo livello evolutivo. Gli occhi, rossi, in numero di due o riuniti in un unico elemento, sono frequenti. Il piede si articola all'estremità in due o più dita con le quali l'animale si fissa dove vuole.
Questa specie di rotiferi è maestra nell'ingegneria idraulica. Ha un piede estensibile a telescopio ben più di quanto si possa immaginare. Alcune specie, tuttavia, non hanno il piede perché vivono nel plancton. I rotiferi, abitualmente femmine, si riproducono per partenogenesi, senza cioè accoppiamento con l'altro sesso. Ma quando le condizioni ambientali peggiorano, sanno differenziarsi in maschi e femmine, sicché il prodotto dell'accoppiamento, più resistente, possa sopravvivere alle circostanze sfavorevoli del momento. Già nell'uovo, i nascituri si esercitano nell'attività più importante per la loro futura sopravvivenza. I nematodi non meriterebbero menzione in questo documentario, se non fosse per la loro presenza massiva in qualunque raccolta d'acqua, con la palese vocazione di disturbare le osservazioni al microscopio. Essi, infatti, sono animali ampiamente adattatisi alla vita parassitaria e terricola, e rispetto a questi ultimi, le specie che frequentano l'acqua non presentano caratteristiche differenziali di particolare interesse. Sono cilindrici, posteriormente terminanti con una coda appuntita e hanno una bocca attrezzata con denti, ganci, uncini, stiletti, con i quali accedono alle fonti alimentari più varie. A differenza degli altri nematelminti, non presentano cellule ciliate, perfino i loro spermatozoi non sono flagellati. Anche gli anellidi si sono adattati bene alla vita di terra, si pensi per esempio ai lombrichi, ma quelli acquatici propongono anche alcuni caratteri differenziali interessanti. Gli anellidi sono costituiti da un treno di segmenti, detti metameri o somiti, che, ad eccezione del primo e dell'ultimo, sono assai simili tra loro. La bocca è collocata ventralmente tra il primo e il secondo metamero. L'apparato circolatorio è completo e chiuso, il sangue cioè scorre in vasi principali e capillari, ma anziché dal cuore, ancora non presente, è azionato dal vaso dorsale, con pareti contrattili. Attorno all'intestino si addensano le cellule giallo-verdastre del tessuto cloragogeno o epatopancreas, che svolge le funzioni del fegato degli animali superiori. Le forme acquatiche hanno delegato all'epidermide e alla struttura circolatoria della parte caudale la funzione respiratoria, fino a svilupparvi, in alcune specie, delle vere e proprie branchie. Gli anellidi sanno agevolmente rigenerarsi dai tronconi accidentalmente amputati e sono maestri a riprodursi per scissione trasversale. Tuttavia, quando le condizioni ambientali si facciano svantaggiose, si dedicano alla riproduzione sessuale, sia pure ermafrodita, con gameti secreti in corrispondenza del clitello, un'apposita cintura di ghiandole cutanee. I cladoceri, comunemente detti dafnie, sono crostacei che popolano qualunque raccolta d'acqua stagnante. Per la loro forma più comune sono volgarmente chiamati pulci d'acqua, ma non hanno alcuna voglia né possibilità di pungere. Sono quasi totalmente rivestiti da un esoscheletro a corazza, carapace. Nuotano battendo le seconde antenne, grandi e muscolose, mentre le prime antenne o antennule sono organi di senso. Invece le loro zampe, fillopodi, piedi a foglia, con il proprio movimento, servono a filtrare dall'acqua le particelle alimentari e l'ossigeno. L'appendice terminale post-addominale è l'unica loro parte estensibile fuori dal carapace, per raschiare il substrato o per camminare, ma serve anche a ripulire i filtri dei fillopodi. Contiene anche l'ultimo tratto dell'intestino. Gli occhi delle dafnie sono composti, come quelli di molti insetti ben noti, mosche, api, vespe. Questi crostacei hanno sviluppato un cuore con due sole cavità che segna fino a 300 pulsazioni al minuto.
La riproduzione avviene per partenogenesi, da cui si generano uova che maturano nel vano incubatore, sotto la corazza dorsale. Nei copepodi, piedi, remi, finalmente, le zampe servono a nuotare e le antenne, con le loro terminazioni nervose, per sentire. Anche se, unitamente alla furca e alle setole caudali, esse hanno un ruolo pure nel bilanciamento e nel galleggiamento nel nuoto. La loro muscolatura scheletrica, come quella degli animali superiori, è striata, mentre quella viscerale, come negli animali superiori, è costituita da fibre lisce. La propulsione che i movimenti peristaltici dell'intestino imprimono al liquido celomatico sostituisce le pulsazioni del cuore, presente solo in poche specie. Le femmine, in corrispondenza dell'addome, recano i sacchi ovigeri, in cui custodiscono le uova, da cui risaltano gli occhietti in formazione. Dalle uova nascono naupli che, per diventare uguali ai genitori, devono passare per vari stadi di sviluppo. Gli ostracodi sono protetti da due valve calcificate opache incernierate sul lato dorsale. Nuotano battendo due coppie di antenne, mentre le due coppie di zampe motorie servono a camminare sul substrato e a ripulire l'interno delle valve e le placche respiratorie dei detriti penetrativi. Si proteggono anche a lungo da condizioni ambientali avverse, serrando a modino, come direbbero i pisani, le valve. I tardigradi, ghiotti soprattutto dei fluidi cellulari dei muschi, sono animaletti dalla resistenza straordinaria. Grazie infatti al trealosio, uno zucchero particolare che producono, sono in grado di proteggere le proprie cellule da temperature siderali come da quelle del forno, da intense radiazioni ionizzanti come dall'assenza di gravità, dalla persistente siccità come dal bagno in acidi. La zoologia non sa ancora definire la loro collocazione tassonomica. Thank you.